Sette stazioni, una tratta percorsa in meno di un'ora e un costo che si aggira attorno agli 80 milioni di euro. Queste le caratteristiche del progetto preliminare per il ripristino della ferrovia Fanurbino, presentato dall'Associazione Ferrovia Valle Metauro al sindaco di Urbino Maurizio Gambini. Dopo aver approvato la mozione dei Verdi che impegna la Giunta ad attivare le procedure necessarie sia per la revoca del decreto di dismissione della tratta, sia per il trasferimento della titolarità dalle Ferrovie dello Stato in capo alla Regione Marche, è stato presentato il documento in una sala Raffaello gremita di pubblico ed esperti del settore. Nel team che lo ha realizzato l'ingegnere Giovanni Carboni. Nel progetto è stata variata la quota, che cosa significa? Significa che all'interno della città di Fano, in assenza della possibilità di variare la quota della strada, come si fa solitamente quando si fanno di sottovia, in quanto gli edifici erano a una distanza tale per cui se facevamo la rampa per la strada non c'era l'accesso per un edificio o più edifici. Quindi si è pensato che era più logico innalzare il livello della ferrovia solo per un tratto, per il tratto urbano dentro Fano. Quindi diciamo le strade rimangono dove sono e il treno passa più in alto. Di quanto alto sarà alzato? Nel punto più alto, che è quello praticamente sopra il canale Albani in via Papiria, lì si arriverà a 5 metri, 5 metri e mezzo. Da Fano e da Pesaro in quanto tempo potrà essere percorsa la tratta? Allora, da Fano ragionevolmente può essere percorsa in 55 minuti, ma possono essere anche 47 minuti, 46, 48, in base a quanti treni si mettono. Un treno che non incontra altri treni che scendono, quindi non deve incrociare, può impiegare anche tre quarti d'ora. I fondi per realizzare la ferrovia invece non dovranno derivare dai comuni o dalla provincia, ma dallo Stato e dall'Europa. Noi abbiamo fatto il progetto apposta per dare alle amministrazioni che lo accolgono, tra cui ad esempio quella di Urbino o se speriamo la Regione, uno strumento per avere dei finanziamenti. I finanziamenti vengono fuori, diciamo, se c'è una progettualità alle spalle. Se il progetto dovesse prendere vita a una velocità normale e costante di lavorazione nel giro di 2 anni, l'opera potrà essere realizzata.